Da oggi sarà necessario essere in possesso del Green Pass per accedere a ristorante, bar al chiuso, eventi e competizioni sportive, musei, piscine e palestre, sagre. Abbiamo fatto un giro per capire come si stanno muovendo le varie attività. Quello che sarà complicato è il collegamento poi con l'identità, per cui bisognerà chiedere il documento d'identità. Io sono favorevole al Green Pass, non sono favorevole a trasformarci in pubblici ufficiali, ecco. Se uno si deve mettere a mangiare invece deve rispondere del Green Pass, perché se no non si può mettere a sedere, a meno che non vada fuori a servizio. Fuori con il DEO non c'è bisogno di Green Pass, al bancone neppure, però noi abbiamo anche tavoli dentro la libreria, e se qualcuno vuole consumare dentro la libreria allora bisogna che ci mostri il Green Pass. L'avete scaricata l'app? Sì, l'abbiamo scaricata tutti e ora c'è da capire per bene, visto che è il primo giorno. Per il momento le persone che sono arrivate per l'ingresso alla palestra erano tutte munite di Green Pass, abbiamo scansionato il QR code e una volta confermato possano entrare. Avete trovato qualche difficoltà? No, ci sono state solamente una persona che ha avuto un po' da contestare, ma per il resto sta andando bene. Abbiamo un problema di una piscina esterna e due interni che sono collegate, per cui per distinguere le persone che potevano entrare all'interno o all'esterno abbiamo dotato ai possessori di Green Pass un braccialetto identificato, in modo da poter identificare le persone che possono andare a fare attività all'interno o no. Di sicuro è una forma di controllo e anche un invito all'utilizzo, cioè alla vaccinazione. Che è una cosa giusta per vedere se ne sorte fuori da questa situazione. Certo che ce l'ho il Green Pass, sono bivaccinato e posso andare in giro per il mondo, il che non è vero perché sono sempre vincolato, perché in America non ci si può andare, in tanti altri paesi uguali.